Questa sera noi abbiamo quattro scienziate che sono, direi, quattro testimonial di questa lotta che noi facciamo contro il virus, contro il Covid-19, attraverso la potenza della ricerca. La ricerca guidata dalla curiosità, dall'iniziativa e dalla passione di tante persone e di tanti team, perché sappiamo che oggi la ricerca è sempre più multidisciplinare e interdisciplinare. Io quindi ho il piacere di invitare, e le invito seguendo l'ordine alfabetico, prima di tutto Federica Benvenuti, prego, buonasera, che è Buonasera. immunologa, prego, Qui. dell'ICGEB, buonasera, Buonasera. benvenuta. Chiara Collesi, biologo molecolare dell'Università di Trieste, Sì, buonasera, prego. buonasera, buonasera. Caterina Petrillo, che è presidente dell'Ara Science Park, fisico, prego. E poi, last not least, una neuroscienziata che è Raffaella Ida Rumiati della SISSA, prego. Buonasera e benvenute. Ecco, mi siedo qui rispettando quindi rigorosamente il distanziamento. Vi ringrazio della vostra partecipazione e, come dicevo nell'introduzione, noi questa sera vorremmo parlare con voi del ruolo della ricerca, perché abbiamo capito che senza la ricerca, senza l'accumulazione delle conoscenze, questa lotta contro il virus non potremo vincerla. È una lotta che abbiamo cominciato, che stiamo continuando a livello internazionale e insomma c'è chi vede questa lotta in modo più ottimistico, c'è chi la vede invece in modo più controverso. E allora io vorrei cominciare proprio da Caterina Petrillo che come presidente dell'Area Science Park diciamo, raccoglie tante diverse competenze, tante colleghe e tanti colleghi che sono impegnati in questa ricerca su più fronti. Tra l'altro, voi avete anche sequenziato il DNA del virus, giusto? Sì, grazie per la Prego. domanda. Buonasera. Buonasera. Introduco molto rapidamente Area Science Park, è un ente nazionale di ricerca, uno dei 12 enti vigilati dal Ministero della Ricerca e dell'Università, e al suo interno ha una fantastica contaminazione di enti di ricerca, imprese, laboratori, infrastrutture di ricerca internazionale, di livello internazionale. Le colleghe qui, alcune delle mie colleghe, vengono proprio dall'ICGB, uno degli enti che è presente in area. Quindi questo ci dà la possibilità, ce l'ha data ora, in occasione dell'emergenza Covid, di mettere a sistema tutta una serie di competenze per ottimizzare, per finalizzare la risposta che la ricerca, un certo tipo di ricerca, poteva dare. Allora, quello che noi abbiamo in particolare fatto è stato, abbiamo all'interno di Area abbiamo dei laboratori per il sequenziamento della genomi, scusate, per il sequenziamento di genomi, per il sequenziamento di genomi di DNA, RNA, cioè tipicamente lavoravamo al sequenziamento prima che si verificasse questa emergenza. La strumentazione che abbiamo nei nostri laboratori è molto avanzata e accanto a questo abbiamo competenze di bioinformatica, il che ci consente di prendere i dati sequenziati del genoma umano sequenziato e, diciamo, adesso scusatemi la parola in inglese, immagazzinarli all'interno di un data center, cioè di un sistema di stoccaggio dei dati, questi dati vengono immagazzinati, messi a disposizione di tutti i ricercatori, analizzati. Allora, questo tipo di attività significa che attraverso proprio la messa a disposizione dei dati e delle sequenze, noi abbiamo, diciamo, individuato e studiato le mutazioni del virus. Il lavoro che abbiamo fatto rappresenta circa il 15% del sequenziamento di genoma fatto in Italia, quindi è consistente. Possiamo fare molto di più come capacità. Però la cosa importante è che questi dati, una volta messi a disposizione di tutta la comunità scientifica, e lo abbiamo fatto usando il portale, si chiama Covid-19, che è diciamo, un portale italiano
all'interno di un portale europeo gestito dalla, si chiama EMBL, cioè una delle istituzioni leader nella biologia molecolare europea. Allora, capacità, aumenta la nostra conoscenza del virus, aumenta le armi che possiamo avere, perché i dati analizzati da tutti possono portare a risultati che il singolo ricercatore che ha fatto il sequenziamento non è in grado magari di vedere o di fare perché sta facendo un'altra attività. Quindi, diciamo, questa è una delle cose che la pandemia ci ha insegnato. E per il prossimo futuro che cosa immaginate? Quali saranno i prossimi passi che volete realizzare? Sicuramente insistere su questo aspetto della biologia molecolare, della life science, della genomica come una scienza dei dati. Questo è uno degli aspetti su cui vogliamo spingere parecchio, inserendoci in queste attività internazionali ed europee in cui si mira ad avere 1 milione di genomi umani sequenziati nel 2022, 60 milioni nel 2023. Sono ambiziosi, però gli Stati dell'Unione hanno firmato una dichiarazione di intenti con cui si mira ad ottenere questi numeri, questi valori di sequenziamento. Ora è chiaro che questa è solo un'azione quantitativa, ma che in sé porta, grazie alla condivisione, a risultati qualitativi, cioè all'avanzamento della ricerca in questo settore e non solo, perché sequenziare poi significa impatto sull'agricoltura, il genoma della vite, per esempio, no? Dei sistemi vegetali, impatti sulla salute. Dove le applicazioni sono tanto, giusto? Sì, sì, anche perché poi all'interno del nostro campus c'è Elettra Sincrotrone Trieste, la luce di sincrotrone, dove c'è strumentazione che consente analisi di biologia strutturale dei sistemi, quindi diciamo c'è una grandissima capacità di complementare metodi diversi per avanzare, sia sperimentali che teorici. Quindi sì. Ecco, noi parliamo di ricerca e abbiamo anche parlato molto, professoressa Rumiati, dei medici e di tutto il personale sanitario che è stato in prima linea, spesso coraggiosamente, in questo lungo periodo di pandemia e naturalmente continua i suoi sforzi. Si parlava prima dell'impatto psicologico sui bambini della pandemia, sappiamo che tutti in qualche modo, diciamo da 0 a 100 anni abbiamo subito in qualche modo l'impatto di questa pandemia, ma a volte dimentichiamo che proprio le persone in prima linea, cioè i medici e tutto il personale sanitario, ha dovuto confrontarsi con una situazione che per lo più nessuno aveva mai vissuto prima. Voi avete fatto una ricerca proprio su questo tema, scoprendo dei dati molto interessanti e sorprendenti, è così? Sì, la ringrazio per la domanda. Abbiamo fatto un'indagine utilizzando dei questionari che abbiamo somministrato attraverso il computer, il telefono e altri strumenti di questo genere, perché l'abbiamo realizzata durante nel mese di maggio dello scorso anno. E quello che ci interessava era capire il disagio che il personale sanitario stava vivendo e aveva vissuto, e soprattutto se aveva fatto ricorso all'offerta di sostegno psicologico che era stata molto generosa in Italia. Si sono attivati gli ordini degli psicologi, degli psichiatri, le società scientifiche, le aziende sanitarie hanno fornito, diciamo, la possibilità di sostegno psicologico. E abbiamo raggiunto circa 700 tra medici e infermieri, fisioterapisti e altre categorie, in tutta Italia, donne e uomini, prevalentemente donne, e con grande mia sorpresa abbiamo scoperto che in realtà solamente il 3-4% hanno utilizzato questo tipo di aiuto, di servizio, sì, che era stato messo a disposizione gratuitamente e molto, diciamo, in modo molto generoso, capillare e così via.
E come mai così pochi, soltanto una frazione così piccola? Allora, posso fare solo delle ipotesi, tentare delle ipotesi. E queste, diciamo, una possibilità è che non avevano tempo, il che è anche ragionevole. Un'altra possibilità è che, un'altra spiegazione possibile è che, diciamo, non avessero esperienza pregressa di questo tipo di servizio, per cui sappiamo che il ricorso all'aiuto psicologico è segnato dallo stigma, cioè le persone tendono a non accettare l'idea di avere bisogno e a vergognarsene un po', anche se in quel caso, in quell'occasione, diciamo, c'erano dei motivi più che validi per farvi ricorso. C'è un'ulteriore possibilità, ed è questa che, diciamo, sulla quale forse bisognerebbe riflettere, è che forse il servizio, per quanto generoso, non era organizzato nel modo giusto. Si trattava, nella maggior parte dei casi, di un sistema a tre stadi, a tre livelli, con un primo contatto telefonico, poi un indirizzo al professionista, psicologo o psichiatra, o psicoterapeuta, e poi diciamo un'indicazione di intervento vero e proprio. Allora, forse questo, diciamo, questo percorso è un po' troppo laborioso, un po' troppo complicato in un momento in cui uno è già coinvolto in una situazione molto complicata, problematica. Forse invece sarebbe più opportuno per il futuro, speriamo che non ce ne sia bisogno, ma insomma nel caso dovesse rendersi necessario, fare ricorso a dei gruppi che sono diciamo aperti, che si sa che sono che hanno delle scadenze, quindi si possono raggiungere apertamente senza bisogno di dover fare tutto la trafila, insomma, che invece è stata richiesta in quelle occasioni, e soprattutto anche una maggiore attenzione a fornire degli elementi di rapporto tra gli operatori e anche con i pazienti, perché una delle nelle domande aperte ci sono state date delle indicazioni relative al fatto che era un problema che riguardava tutti e quindi era un problema organizzativo, e allora forse questo si può gestire, insomma, non c'è bisogno di arrivare proprio alla crisi, ecco. Comunque forse adesso i medici sono più consapevoli adesso anche di questo impatto, e forse lo vivono con una maggiore consapevolezza, questo shock dell'epidemia e della pandemia. Sicuramente. Abbiamo riscontrato delle differenze all'interno del campione che abbiamo considerato, cioè veramente che gentilmente ha risposto alle domande, ai nostri questionari. Abbiamo constatato che quando i rispondenti erano donne, sia medici che infermieri o insomma di altre professioni sanitarie, c'era una maggiore sincerità nell'ammettere di avere delle difficoltà. Di avere bisogno d'aiuto. Questo valeva per valeva soprattutto per le donne e per i più giovani. E abbiamo anche riscontrato una differenza. Questo per quanto riguarda, diciamo, le emozioni negative, quindi l'ansia, lo stress, la preoccupazione e così via, mentre invece per quanto riguarda le sfumature più positive, che pure abbiamo voluto prendere in considerazione, come per esempio la solidarietà, nei nostri questionari sono state più frequentemente le donne a rispondere di provare questa emozione, e anche le persone più giovani. Sì, ecco, noi parliamo sempre, Federica Benvenuti, della ricerca come lavoro di gruppo, lavoro di team. Io credo che il vostro istituto sia un esempio di questo lavoro di team, in cui tante discipline, tante competenze si mettono insieme. Voi in particolare avete studiato come il Covid ci aggredisce e come entra nelle nostre cellule, come le cellule reagiscono, come avvengono certi fenomeni, quindi avete aperto una finestra fondamentale di conoscenza su certi meccanismi.
ci racconta come è avvenuta questa avventura in qualche istante. Beh, intanto riallacciandomi al discorso precedente, il nostro istituto fa parte del sistema area, quindi è tutto avvenuto in maniera, diciamo, coordinata. C'è stato un grosso sforzo di coordinare tutti quanti i vari attori. E adesso mi è venuto in mente, proprio mentre mi faceva la domanda, che una delle prime mail che abbiamo ricevuto nei primi giorni di emergenza da parte del nostro direttore è stata: mettetemi giù le idee di quello che voi con le vostre competenze potreste fare in questo momento per il virus. E sono arrivate, ognuno di noi ha immaginato che cosa poteva fare. Al di là c'era qualcuno per cui era ovvio, perché abbiamo un importante virologo in istituto, ma tutti hanno messo a disposizione in qualche modo e hanno riorientato le proprie ricerche per la causa comune. Quindi è stato un momento molto intenso e che ha dimostrato come gli anni di studio, ciascuno nel proprio ambito, sono poi pronti e le conoscenze sono pronte a essere condivise. Quindi senz'altro il lavoro di team è emerso. E poi sì, ognuno di noi con il suo, però con la sua angolazione, per cui c'è stato il laboratorio del professor Marcello, che ha dato un contributo essenziale in prima linea, perché è un virologo e aveva gli strumenti e la struttura, l'istituto ha la struttura che ha permesso di coltivare il virus, che è il primo passaggio essenziale per poterlo amplificare e poi passare al sequenziamento. Quindi, diciamo, l'istituto è stato il primo ad avere la sequenza del genomi virali locali, in un momento in cui si sequenziava poco in Italia, peraltro. E poi, diciamo, quel gruppo lì ha continuato su vari fronti e si è impegnato molto nella diagnostica rapida e a basso costo, perché c'è da dire che il nostro istituto ha nella sua missione originale quella proprio di contribuire alla diffusione della scienza nei paesi in via di sviluppo o comunque meno sviluppati. E quindi c'è sempre questo occhio e questa attenzione particolare all'accessibilità della scienza. Quindi una scienza aperta a tutti, anche nei luoghi più difficili da raggiungere. Esatto, noi formiamo gli scienziati che arrivano da questi paesi. In questo momento particolare l'idea è stata: cerchiamo di lavorare a dei kit per la diagnosi rapida e a basso costo e il più possibile distribuibili, diciamo, a una larga fetta di mondo escluso da questa prima ondata di vaccini cari. Diciamo, i vaccini che abbiamo oggi sono vaccini per i paesi ricchi. E poi venendo a noi, diciamo, in particolare il mio esempio, la nostra esperienza, io mi occupo di immunologia, il nostro laboratorio si occupa di sistema immunitario, che quindi è centrale chiaramente alla patologia causata, diciamo è centrale in tutti i sensi, è centrale perché si è capito che la risposta eccessiva del sistema immunitario è la causa degli aspetti più gravi, è una delle principali cause degli aspetti più gravi della malattia. Quindi c'è da un lato un grosso sforzo nel cercare di capire perché il nostro principale sistema di difesa in qualche modo sbaglia. E sbaglia mira e sbaglia le dimensioni della risposta, causando tutta l'infiammazione che poi, insomma, sappiamo porta alle manifestazioni più gravi. E d'altro canto il sistema immunitario è la base della capacità del nostro organismo di imparare a riconoscere il nemico, e quindi alla base dei vaccini, delle risposte ai vaccini. Quindi immunologia vuol dire per forza essere implicati in maniera più o meno diretta nello studio. Ecco, Chiara Collesi, professoressa, ci sono ancora tante cose del Covid che purtroppo non conosciamo, però voi nel vostro laboratorio avete cominciato anche voi a dischiudere una serie di indizi, e per esempio state anche lavorando sulle possibili cure, perché noi parliamo sempre del vaccino e dei vaccini, anche quelli di prossima generazione, giustamente, ma c'è l'altro fronte che forse abbiamo trascurato un po', delle cure, è così? Sì, diciamo che noi come gruppo, coordinati da Mauro Giacca, siamo un esempio di come la ricerca sia uscita da Trieste, dall'area Science Park, e abbia addirittura guardato la manica e si è estesa in una rete che ha coinvolto illustri scienziati anche a Londra, in Inghilterra e in tante altre parti d'Europa, con
un network di collaborazioni veramente che hanno dato dei buoni frutti. Diciamo che una volta chiarito il meccanismo molecolare dell'infezione del virus e di quale sia l'effetto di fatto sulla cellula polmonare o le cellule delle vie aeree superiori, ci si è ovviamente focalizzati sul trovare una cura, provare a cercare un approccio farmacologico alternativo a quello della vaccinazione, per cercare di accelerare i tempi. Tutto questo è avvenuto nei mesi in cui la maggior parte di noi era a casa e invece con i colleghi noi eravamo affamati di voglia di uscire di casa, non soltanto per andare a fare il giro dell'isolato, ma per andare in laboratorio a cercare di far procedere il più velocemente possibile le nostre ricerche. E con un lavoro di gruppo incredibilmente coordinato e con uno sforzo economico e umano, è stato effettuato uno screening di farmaci già approvati dalla FDA e dall'EMA, proprio allo scopo di verificare se una molecola già in commercio e quindi a disposizione della maggior parte della popolazione avesse un qualche effetto nel bloccare l'infezione o perlomeno nel modulare i sintomi più gravi dell'infezione. Di fatto sono state identificate tutta una serie di farmaci in grado di rallentare i sintomi e in particolare uno di questi che è estremamente economico, estremamente diffuso sul mercato, si è rivelato in grado di bloccare le primissime fasi di infezione del virus, quindi si è rivelato in grado di interrompere il processo di infezione, di invasione dei tessuti polmonari da parte del virus. E oltre a questo si è dimostrato essere anche in grado di bloccare completamente l'aggregazione disseminata delle piastrine che causa quei fenomeni di trombosi che nei casi più gravi sono una delle concause più devastanti dell'alto tasso di mortalità causato da questo tipo di patologia. Quindi la niclosamide in particolare è entrata, ha avuto subito un picco di successo, sono in corso dei trial clinici, quello curato in particolar modo in collaborazione col King's College in India, ma ce ne sono quattro negli Stati Uniti, tre o quattro in Europa e così via. La sperimentazione si è estesa velocemente proprio perché in alcune delle formulazioni si è pensato di usare di far uso di questa droga, che è un antielmintico, cura la tenia normalmente, anche come spray nasale, in maniera tale da bloccare immediatamente gli effetti più deleteri del virus non appena si risulta positivi e ha un tampone orofaringeo. Sì. Ecco, noi abbiamo ancora un minuto e mezzo e vorrei concludere questa nostra conversazione. Non è un caso che abbiamo invitato, da un'idea del direttore Monestier, quattro donne a parlare in questo panel, visto che siamo a Trieste, nella città della ricerca, e a Trieste c'è una forte presenza di ricercatrici. Nell'inserto che è stato pubblicato dal Piccolo si parla all'incirca del 33% di ricercatrici che complessivamente fanno parte appunto di questo grande gruppo. Ma vorrei chiedere a voi, proprio in una battuta di qualche secondo, voi avete in qualche modo infranto quel tetto di cristallo di cui si parla tanto, ma secondo voi qual è il problema fondamentale che rimane ancora e che frena tante donne, tante ragazze, tante studentesse dall'intraprendere una carriera STEM e una carriera scientifica? Possiamo dirlo in una battuta folgorante di qualche secondo?
Non c'è un incoraggiamento che possiamo dare alle studentesse e a tutte le ragazze che vogliono intraprendere una carriera come la vostra e seguire il vostro esempio? Che cosa devono fare? Per seguire molto impegno. Devono seguire i propri sogni. Sì. Volerlo. Volerlo intensamente. Quindi sogni, volontà. Impegno. Ci vogliono dei modelli anche. Modelli. Sì. Ed eccellenza. Impegni. Impegno e sì, magari anche una città come Trieste che insomma è un modello, no? Io pensavo modelli di donne. Modelli sì, di donne. Sì. Aiuta a vedere che cosa uno ce l'ha potuta fare. Quindi speriamo che insomma anche con questa tavola rotonda di aver ispirato anche magari soltanto una ragazza, chi lo sa, che magari un giorno ci dica che assistendo a questo streaming o a questo panel abbia avuto l'idea di proseguire in questa avventura della scienza e della medicina che voi tanto bene rappresentate. Vi ringrazio, grazie. Grazie, grazie a lei. Prego.